Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Economia. Oggi, mercoledì 16 di febbraio, apriamo con una notizia tanto attesa da tutti i produttori di vino italiani e non solo, insomma, intere filiere che hanno tremato per qualche ora perché oggi a Strasburgo l'Aula del Parlamento europeo ha votato alcuni emendamenti che per fortuna hanno scongiurato l'etichettatura. Riportando il vino come prodotto cancerogeno, ma poi sentiremo meglio dal primo ospite di questa sera, per cui insomma pericolo scampato almeno per il momento. Oggi sono arrivati i commenti anche politici, vediamo dal sito veroneconomia.it la notizia che abbiamo caricato, un commento anche dell'onorevole della Lega Mara Bizzotto, che fa parte della Commissione Agricoltura, che ovviamente ha espresso soddisfazione per questo esito e poi è intervenuta anche l'Unione Italiana Vini. Qui vediamo il presidente Paolo Castelletti che dice che gli emendamenti apportati oggi dal Parlamento europeo rendono più equilibrato un documento, quello sul Cancer Plan, che il mondo del vino ritiene fondamentalmente per arginare la malattia del secolo. Ringraziamo i deputati italiani per l'attenzione prestata, ma mi fermo qui perché proprio per quanto riguarda l'Unione Italiana Vini, abbiamo in collegamento Nicola Tinelli, che è il coordinatore dell'ufficio politico proprio di UIB. Nicola, benvenuto. Ciao, buonasera. Allora, aspettavate un po' questo esito, dicevamo, e temevate che invece questi emendamenti non passassero con conseguenze drammatiche, forse per il settore. Sì, esatto, è stato sicuramente un voto molto positivo quello di questa mattina a Strasburgo, dove si sono votati questi emendamenti, chiamiamoli in soccorso del settore del vino. Parliamo di una relazione, quella del Parlamento europeo sul cancro, molto importante, molto sensibile, all'interno della quale tuttavia vi erano delle indicazioni molto restrittive per quanto riguarda le bevande alcoliche e quindi anche per il nostro prodotto. Si tratta di un'iniziativa partita l'anno scorso a luglio, approvata in commissione parlamentare a dicembre e oggi chiusa a Strasburgo. Gli elementi positivi per noi sono essenzialmente quattro, che sono gli emendamenti, diciamo, approvati e sostenuti dalla maggioranza sicuramente dei eurodeputati italiani, ma anche di altri eurodeputati europei vicini al nostro settore. E l'elemento principale è appunto la distinzione tra consumo e abuso di bevande alcoliche, perché nessuno qui vuole nascondersi dietro un dito. Chiaramente l'abuso di bevande alcoliche porta a delle malattie importanti, tra cui anche alcuni tipi di cancro, ma va fatto chiaramente una distinzione tra consumo e abuso, quindi consumo responsabile, dieta mediterranea e dall'altra parte abuso di bevande alcoliche. Il secondo elemento, lo ricordava lei prima, è quello dell'etichettatura. Era chiesto alla Commissione europea di legiferare, anche per quanto riguarda le bevande alcoliche, sui cosiddetti health warning, quindi avvertenze per la salute, un po' sullo stile, dei prodotti del tabacco, come le sigarette. Questo passaggio è stato migliorato e quindi sarà dato mandato alla Commissione europea di legiferare in questa materia, ma attraverso messaggi di consumo responsabile. Quindi non l'alcol uccide, ma bere con moderazione. Sono stati lanciati diversi messaggi allarmistici nelle ore precedenti al voto. Ci sarebbero state, immaginiamo, conseguenze molto negative per il mercato se fosse passato questo provvedimento e quindi se, parlava di etichettatura, fosse stato inserito poi anche questo elemento sulle nostre bottiglie. Avete calcolato, immagino, anche una perdita importante dal punto di vista economico? Assolutamente, abbiamo calcolato dal nostro osservatorio, l'osservatorio di Unione Italiana Vini, una perdita di fatturato per l'intero sistema vitivinicolo italiano del 30-35%, pari a 5 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Un danno economico molto importante dovuto in particolare all'esclusione per il vino di accedere
determinati fondi dell'Unione Europea, i fondi sulla promozione legati alla politica agricola comune, che aiutano le imprese all'export a diversificare i propri mercati di sbocco, ma soprattutto danni economici legati all'immagine del nostro settore, un settore che è legato ai territori, è legato alla dieta mediterranea, alla cultura, ai paesaggi. Un settore che non vorremmo mai invece fosse legato a pittogrammi piuttosto che a l'esclusione dalla possibilità di fare determinati tipi di pubblicità. Quindi da qui abbiamo calcolato questo danno economico molto molto importante che sarebbe arrivato o potrebbe arrivare anche addirittura sul valore economico dei terreni viticoli che sono, come sappiamo, ben presenti e ben radicati su tutto il territorio nazionale. E anche sul territorio veronese, chiaramente. Rimanendo in Europa e andando un po' a chiudere questa chiacchierata, sono altre le partite che rimangono aperte. Pensiamo ad esempio alla disputa Prosecco-Prosek, altri, insomma, fronti per cui bisogna sempre tenere un po' alta l'attenzione, no? Esattamente, infatti quello che abbiamo detto oggi è che questa è una piccola battaglia che abbiamo vinto, ma non bisogna abbassare certamente la guardia. Non tutto finisce e non tutto inizia con il voto del Beca di questa mattina. Gli attacchi al settore del vino, ma anche al settore agroalimentare in generale, Made in Italy, sono ben presenti da diversi mesi nell'agenda delle istituzioni europee, dell'Organizzazione Mondiale della Salute, di alcune importanti ONG o di alcune importanti imprese del cosiddetto New Food. Quindi ti diamo oggi un sospiro di sollievo, siamo contenti, siamo soddisfatti, è stato fatto un lavoro importante, ma non è purtroppo la fine delle minacce per il nostro settore. Alcune le ha ricordate lei, quello della protezione delle indicazioni geografiche, quindi dei nomi delle nostre DOP e IGP in giro per il mondo è fondamentale. Così come è fondamentale preservare l'immagine del nostro prodotto come parte della nostra identità, della nostra cultura, del nostro modello di consumo che fa l'Italia, lo ripetiamo sempre, fanalino di coda per quanto riguarda il consumo dannoso di bevande alcoliche. Siamo i primi produttori al mondo, ma gli ultimi per quanto riguarda lo sballo. Ci sarà un motivo. Ringraziamo allora Nicola Tinelli, coordinatore dell'ufficio politico dell'Unione Italiana Vini, per questo importante aggiornamento e sicuramente ci sarà occasione di sentirci più avanti proprio per gli altri fronti di cui abbiamo parlato in conclusione di questa chiacchierata. Grazie per essere stato con noi. E Grazie a voi, arrivederci. noi proseguiamo, diamo spazio alla musica, ci vediamo tra pochissimo.